Il balconcino è carino, eh? Abbiamo tutto il terrazzone dove possono anche andare i cani. Cosa c'è lì? Un castello, una torretta? Una torre. Che bello. Ciao ragazzi, siamo a Favere in Trentino e siamo arrivati adesso in stanza e pensavo che facesse fresco, ma fa caldo. Fa caldo anche qua, cioè siamo venuti in montagna per prendere fresco e prendiamo caldo. La stanza già è un casino perché abbiamo fatto... Sì, guardate, roba dei cani, qua roba sui tappetini, Maggie, Sammy, però la stanza è carina, anche il posto, di sotto c'è il ristorantino che è proprio bello, Sammy va già per lustrare, guardate, No, comunque tutto nuovo, tutto bello, molto carino. La doccia è bella. Sì, e anche la doccia è tutto nuovo. Ma proprio il ristorantino qui ve lo faremo vedere perché è proprio carino, dove si va a fare la colazione, dove si mangia. Sì. Si apre la finestra qua. Ecco l'Aurora che intenta spaccare tutto. No, perché si apre da su. Quindi devo darci una così. Va bene. Ragazzi, ciao. Siamo al Lago Santo a Fave e siamo arrivati con la macchina, abbiamo parcheggiato e adesso siamo qua a farci la nostra passeggiata, la nostra camminata e c'è già un po' di gente però non era così affollato. Sì, tuona, tra un po' piove. Tra un po' diluvia, ma era ovvio perché arrivavamo noi e niente, vediamo un po'. Proprio bello, proprio bello. Un laghetto a 1200 metri d'altezza e riserva di pesca, però c'è gente che viene a prendere il sole, è bello, sì. E poi qua c'è tanta pace. Sì, adesso facciamo un giro con i cani. Comunque dove stiamo alloggiando noi in questo bed and breakfast, la signora del... dov'è che siamo? A Cada, sempre a Favere. Sempre a Favere. È proprio gentilissima. È veramente, veramente, veramente la prima volta che troviamo una persona super, super, super mega gentile. Sì. E quindi la ringraziamo se... guarderà poi anche lei questo video e niente, allora buona continuazione e ci facciamo compagnia oggi. Ciao. Questo qua è un laghetto secondo me che porta tanta pace, un posto ideale per gli scrittori, i poeti, vero? Questo sì, laghetto qua? Sì, io sto cercando di gestire i cani perché stanno sentendo l'odore di altri cani, sono ingestibili. Peccato il tempo, che non... però forse da una parte è meglio così perché così almeno non studiamo come... Abbiamo appena aiutato un signore che è rimasto in panne con la macchina, pensavamo che fosse la batteria, invece... Cioè, invece niente, ragazzi, con i cavi. Ma io vi chiedo, no? La galanteria degli uomini, non ma dove è finita? Cioè,
Eravamo lì, sono passati due o tre uomini. Sì, neanche uno si è fermato a spingere. Cioè, spingevo io con una donna con un braccio fasciato, no? Ma sì. Cioè, voglio dire, ma certi uomini si dovrebbero vergognare, veramente. Vabbè. Comunque, parte... comunque mi spiace non essergli stato d'aiuto, ma coi cavi non è partita. Adesso, pazienza. Qua ci sono dei boschi bellissimi, dei posti bellissimi, solo che inizia a piovere. E... sì, comincia ad esserci un tempaccio. Sì, e in montagna dicono che quando ci sono i temporali è meglio andare, perché sai, tutte le piante attirano i fulmini, quindi non è il massimo rimanere sotto in un bosco. Adesso stiamo tornando giù al bed and breakfast, che la signora ha detto che ci darà qualcosina da mangiare. Però qua è veramente bello, eh? Sì. Qui l'aria è fresca, quindi sì, è perfetta, perché si sta benissimo. Perfetto. Questi grissini sono buonissimi. Adesso noi stiamo iniziando a mangiare qualcosina. Ecco chi c'è lì, è amico Stefano. Sì, amici, lui sta qua. E poi c'è Nebulina. E poi c'è un tempo non tanto bello. Un po' di temporale in arrivo, ragazzi, qua si sta scatenando l'inferno. Cioè, ragazzi, non so se si può vedere, ma mi fa ammazzare sempre perché sì. Ragazzi, siamo venuti a visitare le piramidi di Segonzano. Adesso ve le faremo. Ragazzi, stiamo andando alle piramidi di Segonzano. Come vi ho fatto vedere nell'insegna, adesso ci sarà una camminata in salita apposta per la mia schiena di 50 minuti. Faremo anche delle belle foto, però Aurora sta portando Maggie, vedete? Io invece sto portando Semolino. Adesso mano a mano vi faremo vedere il percorso. Guardate l'Aurora che arranca. C'è una pendenza dell'85% qua. Ragazzi, siamo stremati. Adesso qui vi faccio vedere anche l'Aurora, che è più stremata di me. Io ho la schiena disintegrata. Ci siamo fatti un giro. Adesso siamo quasi arrivati in cima, spero, perché siamo fottuti. Ma sono in scena. E gli unici che tengono duro sono Sammy e Maggie, che stanno tirando duro di brutto. C'è Semi che fa dei saltoni in salita, ma c'è una pendenza dell'80% davvero. Vabbè, comunque adesso che siamo arrivati in cima beviamo e poi vi facciamo vedere queste benedette piranha. Ecco l'Aurora devastata. No, allora, in versione le cose stanno così. Non ho dormito niente stanotte perché, cioè, non so, Maggie, Semi sarà in calore, uno ringhiava, l'altro si alzava, uno ringhiava, l'altro si alzava. Ci siamo, quindi abbiamo dormito niente. Con 50 gradi Fahrenheit su un sentiero che è così. Però la cosa bella. Con l'abbigliamento anche giusto. Sì. Ci mancavano i sandaletti. Sì, ci abbiamo. Un po' ci mancava l'infradito. Però, di un po' la cosa bella qual è, che adesso che siamo arrivati in cima. Sicuramente ci sarà uno strapiombo, io soffro di vertigini invece. Eccoci ragazzi, siamo a Trento, questo qua è il castello,
sperimentazione di cane al marsupio. Non so se è più contenta lei. Maggie. Megoli. Ah, noi siamo bene. Si stanno godendo il loro museo. C'è Semolino. Peso. Anche dentro da visitare, ci sono gli affreschi, pareti affrescate, dipinti e cose, tutto bello da vedere anche fuori. Coi cani potete entrare, basta che comunque li portate in braccio, ma noi vi consigliamo delle pettorine perché in braccio il giro è lungo, è stancato, però ne vale la pena. Pollice in su. Ciao ragazzi, stiamo tornando al Trentino. Sì. Finiti questi 4 giorni bellissimi, al fresco, c'era una temperatura invidiabile, a casa nostra ha detto che c'erano 40 gradi, lì ce n'erano 27-28, ha piovuto un paio di notti, però almeno ha raffrescato bene. Sta bene, poi comunque posto lì, adesso siamo già vicino a Milano. È cambiato strada. Il paesaggio. Sì, tutto secco, qua là tutto verde. È brutto. Vabbè. Sì, era bellissimo. Comunque ringraziamo davvero tantissimo di cuore Maria della locanda Cada perché è stata una persona veramente, veramente meravigliosa, gentilissima, ti senti a casa tua. Sì. E il posto bellissimo, la stanza. Il ristorante si chiama Ristorante Il Passatore. Sì, poi vi lasciamo tutte le informazioni all'info box. E se siete se andate da quelle parti, andate lì perché veramente vi trovate come a casa vostra. Sì, è veramente una persona gentilissima. Poi si mangia molto bene e il posto è molto bello. Sì. E siete in una zona comunque vicina, con un punto strategico, perché siete vicino a tante cose da vedere belle. Anche Trento, io non l'avevamo mai visto, era Aurora, ma molto è veramente bella. Una bella città. Era caldissima. Quindi andateci in primavera. Era veramente caldissima, ma ci aveva avvertito sta signora che d'inverno queste località sono freddissime, d'estate scappano tutti perché c'è un caldo torrido. Ma poi il bello di questa signora qua è che comunque se avevi bisogno di qualche informazione, anche dove andare, cosa fare, posti da vedere, era molto, vabbè, ovviamente lei è della zona, informata, quindi vi sa anche aiutare a vedere dei bei posti. Perciò la ringraziamo tantissimo, quindi un bacione a Maria, grazie. Ciao, grazie di tutto. E se andate con i vostri amici a quattro zampe saranno più che benvenuti, perché lei vuole molto bene agli animali, quindi è una bellissima cosa questa. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Vi aspettiamo. E ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao. Ciao.